Ciao a tutti, oggi seconda parte del riepilogo delle mie letture del mese di luglio. Come avete visto già sabato scorso, questo mese ho deciso di dividere questa tipologia di video in due parti perché avevo molto da dire di tutti i libri che ho letto. Dal mese prossimo in poi vedremo. Potrebbe essere che ritorni a pubblicare alla fine di ogni mese o no, vediamo che cosa accadrà in futuro. Ma non perdiamoci in chiacchiere oggi perché tutte le traduzioni del caso, tutti i miei dilemmi in merito a questo argomento ve li ho già esposti nel video precedente, che ovviamente vi linko qui sotto, e andiamo a parlare invece dei libri di cui non vi ho ancora parlato, che ho letto nel mese di luglio. Io partirei da tre chicche, tre classici brevi che ho letto in vacanza. In realtà in vacanza ho letto quattro libri, ma uno fa già parte del mese di agosto, quindi vi parlo di questi tre. Vi ripeto, sono tre libri molto brevi, ma estremamente significativi da tanti punti di vista. Quello che probabilmente tra i tre mi ha stupita di più, mi è piaciuto di più e che veramente mi ha fatto più riflettere è stato senza dubbio di Lev Tolstoi, La morte di Ivan Illich. Parliamo veramente di poco più che un racconto in cui è racchiusa nel vero senso della parola la vita e la morte di un personaggio, tutte le sue relazioni familiari, lavorative e di vario genere intese, vagliate, scandagliate con un occhio veramente fine da Lev Tolstoi. Il libro esce nel 1886 e a me è risultato veramente incredibile che l'autore di Anna Karenina e Guerra e Pace, che ho letto entrambi, che ho amato entrambi e che sono due mastodonti sotto tutti i punti di vista nella storia della letteratura, abbia avuto questa enorme capacità di sintesi all'interno di questo racconto. In questo racconto non ci sono analizzati solo alcuni aspetti di questa vita, ma è davvero condensato tutto con una precisione e una maestria di scrittura veramente incredibili. Cioè che Tolstoi scriva benissimo, non avevamo dubbi, ma un racconto di questo genere ne è ancor più la dimostrazione. Il libro si apre su un dato di fatto: Ivan Illich è morto. Noi siamo. Il libro si apre così sul suo posto di lavoro: lui lavora in un tribunale e ai suoi colleghi giunge la notizia di questa morte. Sotto certi aspetti annunciata, nel senso che il nostro protagonista soffriva a livello di salute da qualche settimana. Secondo me, i primi due capitoli sono semplicemente eccezionali perché noi non veniamo subito a contatto con Ivan Illich e la sua famiglia, ma appunto col suo ambiente lavorativo e con l'impatto che la notizia di questa morte ha sui suoi colleghi, sui suoi sottoposti e sui suoi superiori. E capiamo subito qual è il focus, dove punta l'attenzione Tolstoi, sulla reazione della gente alla notizia di una morte. Immediatamente dopo allo shock, al momento di tristezza che comunque umanamente colpisce chiunque, immediatamente dopo noi veniamo edotti dall'autore sui pensieri molto prosaici delle persone che sono vicine a Ivan Illich. I colleghi si chiedono subito quali saranno le conseguenze a livello lavorativo di questa morte, chi prenderà il posto, quindi salirà in grado nel proprio posto di lavoro di Ivan Illich. Ci spostiamo poi sulla famiglia in lutto, in particolare seguiamo un personaggio che fa parte dell'entourage lavorativo e amicale di Ivan Illich che si reca dalla famiglia in lutto e assistiamo a un colloquio poderoso tra la moglie, la vedova di Ivan Illich e questo personaggio. Quello che Tolstoi ci spiega benissimo è questo impaccio, questo imbarazzo tra questi due personaggi raccontato attraverso i loro movimenti in una stanza, come spostano le sedie, come il vestito della vedova si impiglia in un puff,
tutto questo imbarazzo che sta intorno alla morte, il fatto che la gente debba in qualche modo agire, comportarsi, dire le cose giuste, le cose decorose rispetto a una morte appena avvenuta, ma che in realtà abbia tanta voglia di continuare a vivere normalmente, perché quella morte li ha toccati fino a un certo punto, perché comunque la vita va avanti. Questo è il primo tema su cui si sofferma Tolstoi. Poi andiamo a ritroso a ripercorrere la vita di Vanilich, una vita come tante della media borghesia russa del periodo. Conosciamo Ivan Illich quando è giovane, quando studia, la sua carriera, prima studentesca e poi lavorativa, la decisione di sposarsi, il perché decide di sposarsi, e qui il racconto veramente di Tolstoi è intelligentissimo e sagace a raccontarci una classe sociale, a raccontarci la classe sociale del wannabe, diremmo oggi. Di questa media borghesia che aspira a vivere al di sopra delle proprie possibilità. Ci sono racconti di denaro, di bilanci familiari e appunto di decoro, di avere una bella vita che possa essere ammirata anche dagli altri. A Ivan Iliç capita in realtà un incidente domestico piuttosto banale che lo porterà poi a questa agonia di salute, e qui il romanzo si fa decisamente più drammatico perché siamo nella testa di Ivan Illich e Tolstoi ci obbliga a immergerci, a guardare la palude del dolore e della malattia di Ivan Illich. Ivan Illich soffre moltissimo fisicamente, moralmente, vive tra disperazione e speranza e vede il mondo intorno a sé, vede i medici, vede la moglie, vede i figli e come con lui si comportano. E Tolstoi ci parla della grande menzogna che avvolge la malattia, la menzogna che colpisce coloro che dovrebbero prendersi cura del malato, ovvero il voler far credere a tutti i costi al malato che in realtà c'è una speranza, che comunque ce la farà, che vedrai che starai meglio. Una menzogna agita spesso in buona fede, spesso per la volontà di chi sta intorno al malato di non guardare in faccia la verità, la morte, di volerla tenere lontano, una sorta di tabù. Il malato si sente in colpa. Si sente in colpa, si sente di troppo, si sente che lui ha in qualche modo così togliere l'equilibrio al normale svolgimento della vita della famiglia. Qui leggiamo l'imbarazzo dei familiari di Ivan Illich che vorrebbero condurre una vita normale, vorrebbero continuare ad andare a teatro, non vogliono, sentono la sofferenza di Ivan Illich come motivo di sofferenza propria, si appropriano del dolore di Ivan Illich come se la malattia appunto fosse una colpa. Sono pagine meravigliose queste. Ovviamente Ivan Illich si interroga sulla sua vita, su quanto la sua vita in un certo senso sia stata sbagliata, ed è emblematico il rapporto che lui ha con un servitore che è l'unico che in qualche modo è autentico nei suoi confronti. Bellissimo anche l'epilogo. Ovviamente noi sappiamo che Ivan Illich morirà e man mano che si avvicina la morte i pensieri di Ivan Illich si fanno sempre più alti, filosofici, che hanno proprio a che fare col significato dell'esistenza, col come dovremmo essere tutti quanti nella vita per poter dire alla fine della vita di non aver vissuto in maniera sbagliata. E poi ci sono le pagine finali, l'ultimo capitolo, dove giunge la morte, che sono veramente toccanti, non ve ne parlo in maniera approfondita, sono proprio pagine da leggere e sono semplicemente stupende. Questo è un libro scritto benissimo che indaga a 360 gradi sulla malattia, sul dolore, sulla morte, sul senso della vita, sui nostri rapporti familiari, sulle nostre relazioni in generale e su quanto e su come siano poi quando il tabù della morte arriva a
arriva nelle nostre vite. È un libro meraviglioso che è anche tra l'altro uno splendido spaccato della società russa medio-alto borghese dell'epoca. Io ve lo consiglio assolutamente. Questa edizione per Feltrinelli è a cura e con una nuova traduzione di Paolo Nori, c'è una bellissima introduzione, quindi vi consiglio anche questa specifica edizione. Poi, questo era un classico dell'Ottocento, adesso un'altra chicca, classico del Novecento, andiamo sul mio amatissimo John Steinbeck con La Perla. Anche qui si tratta di un racconto lungo, direi, piuttosto famoso nell'ambito della produzione letteraria di John Steinbeck. Qui siamo in Messico e il racconto si apre in maniera assolutamente poetica, decisamente con una scrittura altissima su una capanna. Siamo con degli indigeni in riva al mare, in una capanna al risveglio dopo una notte in una famiglia. Ci sono un giovane padre, una giovane madre e un bambino molto piccolo. Queste pagine sul risveglio, sull'alba, sul mare di questa famiglia sono stupende da leggere e siamo subito immersi in questa atmosfera familiare molto, molto semplice, molto autentica, fatta di cose piccole, di cose semplici. A turbare questa mattinata, che è una delle tante, è un evento drammatico. Il bambino piccolo di questa famiglia viene punto da uno scorpione velenoso. Non ve l'ho detto, il padre in questa famiglia, come tutti i suoi vicini di casa, è un cercatore di perle. Quindi è un uomo che esce in barca tutte le mattine a cercare perle e poi a cercare di rivenderle. Sono famiglie povere tutte quante. Questo evento, il fatto che questo bambino stia per morire, cambia completamente ovviamente lo scenario in questa famiglia. Si rende urgente intervenire per salvarlo e qui abbiamo il primo scontro della famiglia con la città. Cercano queste persone, che poi vengono seguite da tutti i vicini, di andare dal dottore che si trova in città. Qui abbiamo, diciamo, il primo racconto del colonialismo, della differenza fra classi sociali, della ricchezza e della povertà e del fatto che solo i ricchi possono permettersi la salute. Il dottore non riceverà questa famiglia e da qui parte la vicenda. Questo nostro protagonista si metterà in mare e proprio quella mattina troverà la perla più grande, più preziosa che sia mai stata scovata in quelle zone. E da qui inizia una sorta di epopea di questa famiglia. Il fatto di essere in possesso di una potenziale enorme ricchezza cambia completamente gli equilibri, i rapporti con le persone che sono intorno a questa famiglia, ma cambia anche il modo di essere, di vivere, di pensare della famiglia stessa. Questo libro è scritto come fosse una parabola, a tutti gli effetti, proprio lo stile, l'incedere della scrittura è quella di una parabola. Ci sono tra l'altro dei ritornelli, qualcosa che sa molto appunto di parabola, anche proprio nel voler dare una cadenza, un ritmo da fiaba attraverso appunto questi ritornelli. Il protagonista, tutto è visto dagli occhi del protagonista, da questo padre, parla spesso della melodia della famiglia, della musica della famiglia quando si riferisce ad atmosfere ed eventi familiari d'amore, la melodia del male, la musica del male, la melodia del sospetto, la musica del sospetto. Questa metafora con la musica ci rende chiara l'intenzione di Steinbeck di ci fa percepire proprio questo avvicinarsi, questo avvolgere i protagonisti da questi sentimenti che sono nuovi, che sono difficili da gestire. Non vi racconto come andrà avanti questa storia, avrà un epilogo, le considerazioni che trarremo sono molto, come dire, cupe, amare, drammatiche.
A una prima lettura potrebbe essere letta questa come una metafora anche piuttosto semplice. Le conclusioni che potremmo trarre sono, se volete, anche piuttosto banali. Ma Steinbeck riesce comunque a restituirci la complessità dell'animo umano, che difficilmente è o bianco o nero, che al di là di tutto lascia sempre intravedere delle situazioni di ambiguità. Credo che questo sia un racconto molto bello. Non vi consiglierei, se non avete mai letto Steinbeck, di cominciare da qui, perché secondo me non è rappresentativo, della produzione di Steinbeck. Sicuramente vi renderete conto subito, vi accorgerete subito del fatto che la sua scrittura è estremamente elegante, del fatto che il suo interesse è sempre l'indagine dell'animo umano, soprattutto in relazione al bene e al male, ai grandi eventi della vita che mettono in qualche modo in discussione le certezze che tutti noi abbiamo. Però ripeto, lo consiglio a chi ha già letto i romanzi principali di Steinbeck, a chi comunque vuole completare l'opera di questo autore. Ecco. È comunque un racconto molto bello, in un paio d'ore ve lo portate via e ci sta, la lettura di questo racconto comunque ci sta sempre. Un altro classico del Novecento, ma di genere, parliamo di uno scrittore di gialli famosissimo in Giappone, ovvero Matsumoto Seicho, con forse il più famoso da noi Tokyo Express, o perlomeno forse il primo tradotto e pubblicato in Italia. Matsumoto Seicho in realtà è uno scrittore che per il Giappone, in Giappone è paragonabile per quanto riguarda noi ad Agatha Christie. Ha scritto tantissimi gialli, sono considerati proprio gialli classici, come per noi occidentali sono quelli di Agatha Christie. Tokyo Express, sicuramente ne avrete sentito a lungo parlare, è la storia di un'indagine che viene svolta dopo che vengono rinvenuti due cadaveri di un uomo e di una donna su una scogliera. Le indagini verranno poste in essere prima da un poliziotto della zona in cui vengono trovati questi cadaveri di cui si pensa subito. Che si pensa subito abbiano compiuto un suicidio, e poi comunque questo poliziotto ha qualche sospetto e poi l'indagine si allarga, arriva a Tokyo, arriva alla polizia di Tokyo e ad un altro investigatore. Allora, si è detto spesso di questo libro che il congegno della soluzione del caso è geniale, specialmente perché si basa tutto su coincidenze di orari di mezzi di trasporto, specialmente di treni, ma abbiamo anche aerei e traghetti. Effettivamente questa cosa ci stupisce molto, specialmente stupisce noi italiani. Nessun giallista italiano potrebbe scrivere un giallo che fonda la soluzione del caso, ma anche, diciamo, il piano criminale sugli orari dei treni. Capite bene che da noi sarebbe abbastanza impensabile qualcosa del genere. L'intreccio funziona benissimo proprio perché è rispettato, cioè è geniale proprio l'impianto derivante da queste coincidenze temporali. Queste coincidenze temporali, gli orari dei treni, eccetera, ci parlano però anche di una società, la società giapponese, ed è molto bello quello che esce da queste pagine proprio a livello di conoscenze che magari noi non abbiamo e che possiamo ricavare anche da un giallo rispetto a una popolazione, una società che ci è molto lontana, perché da queste pagine non esce solo la precisione degli orari dei treni, ma esce anche il rapporto tra uomo e donna, la considerazione della donna all'interno della famiglia o nei riguardi di un uomo o degli uomini in generale. Escono i rapporti di lavoro tra sottoposto e superiore, escono tante dinamiche che ovviamente tengono insieme alla grande questo giallo perché fanno parte proprio di questa società. Anche in questo senso mi sento di paragonarlo, se volete, questo libro ai libri di Agatha Christie, perché come Agatha Christie faceva uscire l'Inghilterra
dell'epoca, la borghesia, lo sapete, no? Quali sono gli ambienti in cui si svolgono i fatti, le vicende raccontate nei libri di Agatha Christie. Così fa Matsumoto Seicho. Sch è scritto molto bene questo libro, molto godibile, scorrevole, ma per niente banale. Lo consiglio a chi ama i gialli classici assolutamente e appunto a chi vuole trovarsi in un mondo altro rispetto a quello a cui noi siamo abituati. Andiamo ora invece a parlare di due libri che ho letto poco prima di partire per le vacanze e che mi hanno profondamente entusiasmata. Allora, io direi che La Rivelazione, il libro che mi ha dato più gioia negli ultimi tempi che io ho letto, per il contenuto di questo libro è Il Re di Tutti di Luca Briasco, un ritratto di Stephen King. È uscito veramente di recente. Luca Briasco è uno scrittore, traduttore, saggista, critico letterario, è un esponente importantissimo nella letteratura italiana contemporanea. Luca Briasco ha tradotto gli ultimi 9 libri usciti e in uscita di Stephen King, è al momento il traduttore di Stephen King. Questo libro, è una via di mezzo fra la biografia letteraria e il saggio di critica letteraria sulla produzione di Stephen King. Il taglio che ha voluto dare Luca Briasco a questo libro è molto, direi, familiare e confidenziale. Il primo capitolo si apre con il racconto che ci fa Luca Briasco del momento in cui ha ricevuto la telefonata da Sperling e Kupfer, se non mi sbaglio, che gli chiedeva di diventare il nuovo traduttore di Stephen King. E Luca Briasco ci mette a parte di tutti i dubbi, le ansie che sono derivate da questa richiesta, che non vi racconto, che sono molto interessanti, ma insomma, leggetele nel libro se appunto questo aspetto vi interessa. Quindi capiamo fin da subito che l'impianto proprio del libro è quello del rapporto di Luca Briasco in quanto traduttore, scrittore, letterato italiano con la produzione, con l'opera di Stephen King. Ci racconta quindi Luca Briasco anche come si è avvicinato alla lettura dei libri di Stephen King, al fatto che quando lui studiava all'università, i libri di Stephen King erano per lui una specie di guilty pleasure a cui comunque non prestava particolare attenzione e come invece poi le cose nel tempo siano profondamente cambiate, al punto da portarlo a rileggere tutta la produzione di Stephen King che aveva già letto e tutti gli altri libri di Stephen King. Luca Briasco ha letto tutti i libri di Stephen King, ma l'ha fatto con un occhio critico e assolutamente privo di pregiudizi, pregiudizi che lui riconosce nel se stesso del passato. Lui aveva pregiudizi in merito a Stephen King come tantissimi altri letterati, addetti ai lavori, esperti, critici, ma anche lettori avevano e hanno su questo scrittore. La marcia indietro di Luca Briasco è semplicemente straordinaria perché quello che c'è scritto all'interno di alcune di queste pagine è sconvolgente rispetto all'idea che ha maturato Luca Briasco sulla letteratura di King nell'arco del tempo. Più che lasciare spazio alle mie parole a braccio, preferisco leggervi giusto qualche paragrafo velocissimo. Allora, siamo a pagina 12, quindi voglio dire, fin da subito Briasco vi dice come la pensa. Quindi da qui in poi, fatti vostri se volete andare avanti a sentire cosa pensa Briasco di questo autore. Si riferisce al periodo in cui lui scrisse Americana, la raccolta di saggi che riguardano appunto la letteratura americana. Non ve l'ho detto, Briasco è uno dei più importanti americanisti italiani. Ha portato in Italia personaggi di rilievo non indifferenti della letteratura italiana, Volpan tra i più, diciamo, eclatanti. Allora, qui dice, nel tentativo di mappare la letteratura americana contemporanea, che è stato americana, mi sono trovato a ragionare su quell'entità elusiva e discutibile, ma anche oggetto di ostinata indagine, che è il gra. In questo caso, non il grande raccordo anulare sotto il quale passo tutti i giorni per andare al lavoro, ma il grande romanzo americano.
Mentre rimbalzavo affannosamente tra l'arcobaleno della gravità, le perizie, le correzioni, Underworld, Infinite Jest e chi più ne ha più ne metta, mi è venuto in mente che il vero colosso dentro il quale c'è tanta, se non tutta l'America, era It. Cioè, l'ho infilato nella stessa frase, It, con i titoli che vi ho citato, parlando di It come de il vero colosso dentro il quale c'era tanta se non tutta l'America. Cioè, non è che stiamo scherzando, ecco. Poi, un'altra cosa che mi ha profondamente colpita è una riflessione che lui fa rispetto a che cosa è e che cosa può essere un classico del futuro, un argomento a cui ci siamo riferiti in tanti, anche quando è uscita la famosa lista Feltrinelli sui nuovi classici del futuro. Mi ha stupita molto leggere in queste pagine che adesso vi leggo una riflessione che ho spesso fatto anch'io e non vi nego che ho trovato una certa soddisfazione nel leggere idee che che ho da tempo in queste pagine. La riflessione che sta facendo Briasco in questo momento è il fatto che tanti libri, soprattutto mainstream, molto letti a livello popolare, faticano a essere percepiti come libri letterari perché magari hanno la storia, la trama che prevarica altri significati, che invece sono presenti in libri che mediamente vengono subito considerati letterari. E qui dice Briasco: il predominio della storia sui personaggi o sull'atmosfera viene spesso associato alla letteratura popolare e soprattutto a quella di genere. In realtà, già all'interno del romanzo borghese ottocentesco era questo l'elemento che consentiva di separare i romanzi di appendice da quelli letterari e che induceva la comunità dei critici e dei conoscenti a scaricare Dumas, a non esaltare più di tanto Hugo, ovvero in ambito inglese a guardare con sospetto e con degnazione alla fame e al successo di Dickens. Ditemi se mi seguite quante volte io ho detto questa cosa. La differenza stava tutta nella capacità di distillare gli elementi più volgari del romanzo per aspirare a una letteratura rarefatta nella quale fosse lo stile a farla da padrone, fino ad approdare all'idea di Flaubert di scrivere un romanzo su niente. Un romanzo senza una trama dominante, senza attacchi esterni, che si regga da se stesso con la forza stessa dello stile, come la terra che senza essere sorretta si tiene nell'aria, un libro che non avrebbe quasi un soggetto o almeno dove il soggetto sia quasi invisibile. Oggi l'educazione sentimentale e Notre Dame de Paris fanno parte entrambi a pieno diritto del canone letterario e lo stesso vale per La Certosa di Parma, per Il Conte di Montecristo. Domani lo stesso potrebbe e dovrebbe accadere per Underworld e It, per Pastorale Americana e Il Miglio Verde. E non è neanche da escludere che per King si verifichi la stessa cosa che nel corso del tempo è successa, per esempio, a Dickens. Ossia che alcuni suoi personaggi assumano una forza quasi proverbiale, che il Randall Flagg dell'Ombra dello Scorpione si trasformi come Scrooge e come Mr. McKeever in un carattere letterario. Io questa cosa l'ho sempre pensata e ve l'ho raccontata un sacco di volte. Briasco si sofferma a cercare di capire il perché King in qualche modo sia stato spesso frainteso. I motivi principali e più evidenti sono due: il fatto che King si sia inserito da subito in un genere letterario. Il romanzo di genere mediamente viene considerato meno letterario di altri romanzi o poco letterario. E il fatto che abbia avuto subito un enorme successo, che sia diventato mainstream, popolare e ricchissimo. Questi sono due aspetti che ovviamente non gli hanno giovato. Oddio, gli hanno giovato moltissimo per quanto riguarda la sua vita, ma non gli hanno giovato dal punto di vista dell'apprezzamento tra gli addetti ai lavori. Ma ci sono anche altri motivi.
Ce ne sono tanti e qui sono illustrati. Quello che mi ha colpito di più è stato come Briasco definisca quello che fa King nei suoi libri, che è l'esatto contrario di quello che fa mediamente la letteratura americana moderna e contemporanea. Briasco ci dice che la letteratura americana parla di uomini straordinari in situazioni ordinarie. Lo scopo della letteratura americana contemporanea è quello di parlarci del disagio, del vivere. Abbiamo appunto questi personaggi straordinari, non può non venirmi in mente Herzog, non può non venirmi in mente lo svedese, sono tantissimi questi personaggi che hanno, in cui viene raccontato questo disagio, Mickey Sabbat, tantissimi. Cosa fa Stephen King? Stephen King ci parla invece del contrario, ovvero di personaggi ordinari in situazioni straordinarie. Quindi è quello che c'è intorno ai personaggi che pone dei dilemmi, dei disagi, dei dubbi, delle situazioni estreme a personaggi che invece sono esattamente come noi. Questo implica che il lettore nei personaggi di King si immedesimi moltissimo perché legge se stesso in quei personaggi ed è da qui che poi nasce la vera paura. La paura nasce dal fatto che noi partecipiamo delle vicende di personaggi che ci somigliano perché non sono straordinarie. Vicende di personaggi che alle volte sono vittime, ma alle volte sono anche carnefici. Vedi Jack Torrance di Stephen King, Shining, ad esempio. Sono tanti gli esempi che fa in questo senso. È bellissimo come Briasco analizzi, prende in esame proprio alcuni titoli, ovviamente non tutti, della produzione letteraria di King, inserisca spesso riflessioni di King stesso, riporti proprio lunghi stralci di interviste fatte a questo scrittore, il tutto raccontandoci anche parte della biografia di questo scrittore, che ovviamente ai fan di King sarà assolutamente nota. Se avete letto un writing, ma qualsiasi cosa che riguardi King, i fatti qui raccontati vi sono sicuramente noti, comprese tante curiosità, ma sono ben inserite in un discorso molto più ampio e molto più letterario, anche se divulgativo e di facilissima comprensione, che ci regala Briasco in queste pagine. Il libro è strutturato in lunghi capitoli che appunto pongono l'attenzione sul tema che Briasco vuole affrontare, ma poi sviscerano il tema parlandoci di libri, parlandoci di episodi della vita di King. È veramente interessante. Il primo capitolo si intitola Una vita come tante, che appunto ha più a che fare con le origini di King, poi Le colpe dei padri è un capitolo meraviglioso che ha a che fare col fatto che Stephen King sia stato abbandonato dal padre quando era piccolo e King e il fratello siano stati tirati su da una madre single di fatto e quanto questo aspetto poi si riversi, questo aspetto biografico si riversi nei suoi scritti, come ad esempio Shining, che è paradossalmente il romanzo più autobiografico di questo autore. Poi, Io non ho paura, si tratta di paura, è bellissimo questo capitolo sulla paura, del perché i romanzi di King facciano paura, di come intenda King la paura, è stupendo. Poi, I bambini salveranno il mondo, è notorio il fatto che King parli spesso di infanzia e di adolescenza e che sia bravissimo ad analizzare i bambini. Poi, La forza delle donne, altro tema in King. King ha dei personaggi femminili straordinari, anche qui Briasco si sofferma a raccontarci delle donne della vita di King che sono state per lui fondamentali, principalmente la madre, che con immensi sacrifici e in una condizione di povertà atroce è riuscita a tirar su questi figli e la moglie, grazie alla quale lui ha avuto la forza di provarci sempre, di non smettere mai di provarci a scrivere, malgrado facessero la fame e che l'ha aiutato a tirarsi fuori dalle sue dipendenze. King ha avuto un lungo periodo di dipendenza da alcol e droga. Se non ci fosse stata Tabitha King, probabilmente non avremmo lo Stephen King che conosciamo.
E poi bianco, nero, grigio, l'America e non solo. Anche questo è un capitolo interessantissimo che parla di quanto i romanzi di King siano alla fine politici. Ci racconta aspetti, Briasco, che magari non sono, non saltano all'occhio, in maniera preponderante nella lettura dei libri di King, che riguardano appunto l'America, la condizione degli Stati Uniti. Stephen King ultimamente si è espresso molto apertamente rispetto alle sue idee politiche, ma la politica in King c'è sempre stata, di fatto. Poi l'ultimo, Il cancro dello pseudonimo. Anche questo è molto interessante, riguarda appunto la fase della produzione letteraria di King in cui si era inventato uno pseudonimo, ci racconta gli eventi e quello che è accaduto rispetto a questa cosa, ma è anche il capitolo che va meglio di indagare la situazione della critica letteraria, sia americana che no, rispetto a Stephen King, il perché e il per come sia stato in un certo senso maltrattato, mal capito e il perché. E Briasco non si fa scrupoli a fare nome e cognomi, anche molto, molto influenti della critica letteraria americana, per spiegarci che cosa di King negli anni non è stato compreso, del pregiudizio che c'è intorno alla produzione di questo autore. È evidente che Briasco apprezzi moltissimo questo autore, ne sottolinea tanti aspetti, tanti lati positivi, è anche oggettivo in ciò che magari sono anche delle debolezze della produzione letteraria di King. Devo dire che sono molto molto contenta di leggere nella critica letteraria oggi, o comunque in chi è addetto ai lavori nell'editoria, una rivalutazione di questo autore. Ho letto anche le parti che riguardano King in Il demone e la vasta sfoglia di Michele Mari. Anche lui fa osservazioni estremamente interessanti su questo autore. Dopo aver finito di leggere questo libro, mi è venuta voglia di rileggere Shining, che ho in questa edizione vecchissima, e che la cui rilettura ho amato veramente tantissimo. Briasco parla tanto e a fondo di Shining, che è uno dei libri che analizza di più e in maniera più approfondita, quindi con questa lente ho riletto questo capolavoro, questa meraviglia assoluta. L'avevo letto da giovanissima, avevo avuto 15 o 16 anni e non l'avevo più riletto. Mi ricordavo la trama, anche se mi ricordavo meglio la trama del film, che in alcune parti è proprio diversa, proprio la trama stessa, ma non mi ricordavo o non avevo colto all'epoca il sottotesto, il fatto che in realtà questo sia un libro che analizza moltissimo anche le dinamiche familiari di questa famiglia di tre persone, madre, padre e figlio piccolo, che si trovano per un inverno ad essere isolati dal mondo, dagli altri esseri umani, all'Overlook Hotel in Colorado, e a vivere le situazioni spaventose che accadono all'Overlook Hotel. Io non vorrei parlarvi oggi di questo libro perché ho in mente un video che riguarda questo libro paragonato al film. Ora, il film lo voglio rivedere, in realtà il film lo ricordo molto meglio di quanto non mi ricordassi il libro in realtà, però lo voglio rivedere e vorrei farvi un video che parla di questo libro, raccontandovi anche cosa dice Briasco rispetto a Shining, ma anche altre fonti, compresa una lunga intervista che rese Kubrick dopo la produzione del film. Ho un po' di cose da spulciare in giro e vorrei farvi un video ben completo su questo argomento, a cui tengo particolarmente, perché io sono un amante di Stephen King quanto sono un amante di Stanley Kubrick e credo che la maggior parte di voi sappia che King non apprezzò per niente il film di Kubrick,
Non perché lo ritenne un brutto film, perché credo che sia impossibile ritenere quello un brutto film, ma perché effettivamente la natura stessa, il significato stesso del libro da Kubrick è travisato, o meglio, Kubrick ha deciso di fare il suo film, che ha poco a che vedere con le ragioni interne, i motivi che hanno spinto King a scrivere questo libro e che fanno sentire King molto legato a questo libro perché, appunto, come vi dicevo prima, è in qualche modo autobiografico o meglio molto intimo perché King in questo libro ci racconta i suoi demoni interiori, le sue più grandi paure, i suoi più grandi timori. Quindi, in un certo senso, King ha visto tradite queste intenzioni nel film di Kubrick. Ne ha riconosciuto anche tanti pregi, insomma, c'è stata un po' di maretta in merito all'uscita di questo film e tutt'oggi ci sono fazioni di persone per cui è meglio il film, è meglio il libro, cose così un po' grossolane, se volete, queste prese di posizione un po' tranchant che mi appartengono poco in generale, ma mi piacerebbe proprio parlarvi di ciò che differenzia maggiormente film e libro e delle intenzioni di questi due grandi artisti, ovvero King e Kubrick, ovviamente nei limiti delle mie capacità e delle mie possibilità. Non aspettatevi completezza né chissà quale tipo di professionalità. Faccio tutto come sempre, semplicemente da appassionata. Tra l'altro, questa era un'idea che avevo avuto tempo fa, ma una persona tra voi, mi sfugge il nome, mi spiace, mi ha consigliato, mi ha chiesto di fare un video di questo tipo, quindi me lo preparo come si deve, innanzitutto riguardo il film, poi vado a leggere e a sintetizzare bene le altre notizie che ho trovato su libro e film e poi vorrei davvero dedicare un video come si deve. Specialmente a questo libro, perché in 5-10 minuti non esce quello che è davvero questo libro. Con questo ho terminato di parlarvi oggi di tutti i libri che ho letto a luglio. Ovviamente vi lascio linkata qua sotto la prima parte di questo video. Vediamo cosa succederà per i libri di agosto. Probabilmente tornerò a fare un video a fine mese, non lo so, vediamo insomma. Io come sempre vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!